Amici sportivi appassionati di pallavolo, bentrovati al magazine dedicato alla cucina Luve Civitanova, quarta puntata. Parleremo di Superlega maschile, parleremo della sesta giornata, vittoria 3-0 contro Padova, cucina Luve Civitanova che nella settima di campionato tornerà ancora all'Aerosole Forum contro Milano. Ne parleremo in studio qua all'interno dell'Aerosole Forum di Civitanova Marche con un ospite molto gradito, Fabio Balaso, libero della cucina Luve. Buonasera, bentrovato. Buonasera a tutti. E oltretutto libero anche della nazionale italiana, insomma, da giovanissimo però già protagonista in quello che è la pallavolo internazionale. Direi di partire subito da questo 3-0 anche molto netto, molto perentorio nei confronti di Padova, nella prestazione, nei parziali, e credo che sia frutto, non so se è una mia idea o la condividi o meno, di quel tie break vinto contro Ravenna, no? Quella gara molto simile a quella di Padova vi ha insegnato tanto per portare a casa questa vittoria. Esatto, sì, sicuramente ci ha insegnato tanto quella partita lì, perché diciamo che l'abbiamo presa un po' sottovalutando l'avversario, ecco. E come sai bene, il campionato è un campionato molto equilibrato e non si deve sottovalutare assolutamente nessuna squadra, perché ti può mettere sicuramente sempre in difficoltà, anche se magari sono squadre di bassa classifica, ecco, diciamo. Però contro Ravenna ci ha dato sicuramente quel qualcosa in più per non sottovalutare le altre squadre. Infatti con Padova abbiamo dimostrato di spingere subito sull'acceleratore e portarci a casa i tre punti che erano importanti. Diciamo che erano due partite molto simili, no? Due squadre giovani, comunque di qualità, che devono puntare naturalmente alla salvezza e che quando giocano contro la Cucine Lube o contro Perugia o contro comunque squadre più forti rispetto a quello che è il loro organico, poi giocano anche meglio perché sono più sciolti, non hanno nessun tipo di vincolo, diciamo, da rispettare. No? Esatto, loro giocano molto sciolti, come hai detto tu, e cercano il tutto per tutto, e anche se magari sbagliano qualcosina in più, ma sicuramente vanno molto più liberi e giocano magari meglio e magari, se riescono, portano a casa anche dei punti importanti per loro. Vero è che quando c'è un 3-0 così netto non si intuisce bene dove arrivano i meriti di una squadra e poi iniziano i demeriti dell'altra, no? Però al di là di questo, al di là del valore di Padova, io credo che la crescita della Lube sia tangibile, sia stata esponenziale già dalla prima partita ufficiale, quindi parlo della semifinale contro Trento per l'assegnazione poi della Supercoppa. Ogni partita, a volte con maggiore rendimento, con qualche calo, però la crescita è stata costante. Credo sia la cosa più positiva, al di là delle vittorie 6 consecutive in Superlega. Sì, come dicevo anche in altre occasioni, le partite ci aiutano a crescere. Partita dopo partita il nostro gioco migliora e quindi dovremo cercare di svilupparlo ancora meglio nelle prossime partite. I meccanismi iniziano a funzionare sempre meglio e quindi ci troveremo pronti per la conclusione del campionato, che è la fase più importante. Anche perché poi nella pallavolo si può fare benissimo fino ad un certo punto, poi si azzera tutto, soprattutto in Superlega, iniziano i playoff. È vero che il fattore campo ha una certa incidenza, l'essere primi ha sempre un significato, però bisogna, insomma, poi azzerare tutto e ripartire, ma c'è ancora tempo per chiudere questa stagione. Abbiamo parlato di questa sesta giornata di Superlega, vediamo anche il quadro completo dei risultati, oltre alla vittoria 3-0 della Cucine Lube Civitanova contro Padova, da registrare il 3-0 nel derby di Modena nei confronti di Piacenza, vince nello scontro tra virgolette al vertice a Trento Perugia 3-1 contro l'Itas, la vittoria 3-1 di Milano contro Verona, la vittoria al tie-break 3-2 di Vibo Valentia sul campo di Ravenna e la prima vittoria di questa Superlega della Top Volley Cisterna, che ha battuto Monza per 3-1. La classifica del campionato dopo la sesta giornata: Perugia punteggio pieno con 18 punti, Cucine Lube Civitanova 17, Allianz Milano 14, Tonno Callipo Vibo Valentia 10, Modena 9, Verona 7, Itas Trentino Piacenza Ravenna 6, Monza 5, Padova 4, Top Volley Cisterna 3 punti. Una sola formazione, diciamo, a punteggio pieno,
nessuna squadra, ancora 0 punti dopo la vittoria della Top Volley Cisterna. Insomma, Milano al terzo posto di classifica, forse non è una grandissima sorpresa, però Tornocallipo per esempio al quarto posto, al di là che è una squadra che di stagione in stagione si sta rafforzando, c'è Trento che ad oggi ha comunque 12 punti di differenza rispetto al primo posto, e questa è qualcosa, insomma, che analizziamo in forma negativa per Trento, ma sicuramente si riprenderà, ha cambiato molto, gli serve ancora tempo. Fatta tutta questa premessa, letta la classifica, si evidenzia ancora una volta il grande equilibrio, no, che c'è in questa Superlega, la grande qualità che ogni squadra è in grado di esprimere. Sì, come ho detto prima, l'equilibrio di questo campionato c'è, e con ogni squadra dovremmo dare il massimo, dovremmo dare il 100%, perché come ho detto prima non bisogna mai abbassare la guardia e dovremmo giocarcela con tutte le squadre. Ecco, di questa giornata, di questa sesta di Superlega, ti ha sorpreso il risultato in particolare? Ti aspettavi che Trento, insomma, in qualche maniera in casa, anche se ancora, ripeto, in questa fase di crescita deve fare un lungo percorso, contro Perugia potesse conquistare qualcosa in più, perché la prestazione c'è stata, ricordiamo. Esatto, sì, secondo me qualcosina in più poteva fare Trento. Magari è vero, come hai detto tu, non sono ancora, diciamo, amalgamati bene sui loro meccanismi di gioco, perché comunque la squadra è rivoluzionata, sì, parecchio, e quindi magari qualcosina nei meccanismi più importanti di gioco deve ancora, diciamo, mettere a punto. Però secondo me, come hai detto tu, pian piano la squadra di Trento crescerà, e sappiamo che comunque è una grande squadra con grandi giocatori, e sicuramente sarà da battagliare contro di loro. Emergerà, dici, comunque, sì, nelle prime posizioni di classifica, anche se, insomma, 12 punti non vogliamo essere troppo pessimisti. Non sono parecchi, però... Cioè, non sono né pochi, ma neanche tanti. Esatto. Cioè, bisogna capire bene quello che sarà poi il ritorno da protagonista in questo campionato. Continuiamo a parlare però della vittoria 3-0 della Cucine Lube Civitanova contro Padova, ascoltando le interviste nel dopogara raccolte da Carlo Perri, il tecnico, il coach Fefe De Giorgi, e poi il regista Lucio De Cecco. Lucio De Cecco, MVP del match, una bella vittoria con Padova, prestazione molto convincente. Beh, l'importante è la vincita da tre, l'abbiamo fatto, penso che abbiamo fatto una bella partita, un bel ritmo, bella continuità, quindi siamo contenti, adesso pensiamo alla prossima. Ora ci sarà una settimana per lavorare, è finito questo periodo con i turni frasettimanali, in vista c'è una sfida con Milano che magari può nascondere più insidie di quella odierna. Beh, Padova veniva a giocare molto bene, quindi oggi mi sa che siamo stati molto bravi noi a non farli giocare. Poi per la settimana lunga sì, ci dobbiamo abituare, abbiamo adesso, penso che sono tre settimane complete, quindi niente, ogni partita è una sfida e speriamo di affrontarla al meglio delle possibilità. Ti sei divertito oggi un po' con tutti gli attaccanti a tua disposizione? Beh, mi diverto sempre, ogni volta di più, ogni volta di meno, ma oggi sono stati tutti bravi, che hanno ricevuto bene, abbiamo giocato bene. Abbiamo attaccato anche molto bene, quindi soprattutto abbiamo difeso, quindi complimenti a tutti. Fefe De Giorgi, una Lube quasi perfetta stasera contro Padova. Dai, abbiamo fatto una bella partita con una buona intensità, con una buona qualità, e quindi abbiamo reso, diciamo, innocuo il Padova, che comunque è una squadra che per esempio nel fondamentale della battuta normalmente ha messo molto in difficoltà gli avversari, comunque sono squadre che vanno prese, diciamo, con le pinze. Noi però abbiamo tenuto un ottimo ritmo di gara. Si chiude questo piccolo tour de force del mese di ottobre con 6 vittorie in altrettante partite di campionato, diciamo un buon bilancio. Sì, chiaramente dobbiamo guardare sempre dalla nostra parte, cercando di pensare un po' alle cose da consolidare, da migliorare, piccole cose, e quindi va bene, diciamo, siamo chiaramente soddisfatti, perché era importante fare percorso, diciamo, netto, e adesso comunque che giocheremo una volta a settimana avremo anche tempo per sistemare altre cose. Concederai un po' di riposo ai tuoi ragazzi? Sì, dai, abbiamo fatto 5 partite consecutive giocando ogni 3 giorni, quindi si sono meritati un giorno in più di riposo. Perfetto. Prossima settimana arriva a Milano. Avversario tosto, quindi ci prepariamo, dai, ci prepariamo. Adesso recuperiamo e poi ci metteremo a lavorare sodo. Ah,
Archiviamo la sesta giornata di Superlega, presentiamo il prossimo turno, settima di campionato. Cucina e Lube Civitanova che tornerà a giocare in casa contro Milano, seconda gara interna consecutiva in una strana settimana regolare, cioè dalla domenica alla domenica successiva non ci sono state altre gare, cosa che accadrà ancora per un paio di settimane, poi di nuovo turni infrasettimanali, poi l'inizio anche delle altre competizioni, Coppa Italia, Champions League. Quest'anno, ricordiamo, non ci sarà il campionato del mondo per club. Poi questa settima giornata metterà di fronte Perugia, Ravenna, Padova, Modena, Verona, Top Volley Cisterna, Monza, Itas, Trentino, Tono Callipo, Vibo Valentia, Piacenza. Introduciamo subito l'argomento di questa gara contro Milano e alla fine è uno scontro al vertice, perché la Lube è al secondo posto contro Milano che al terzo ha qualche punto in meno, però in maniera sorprendente forse all'inizio di Superlega, ma per quello che è la qualità e per quello che sta facendo Milano nelle ultime stagioni non è poi così sorprendente il fatto che si trovi lì. Anzi, non è per nulla sorprendente, perché sappiamo il valore di Milano, è un'ottima squadra che ogni stagione inizia veramente a sorprenderci e ogni stagione cerca di fare sempre meglio e di arrivare sempre tra le prime posizioni in classifica. Quindi dobbiamo aspettarci una partita veramente tosta e, diciamo, battagliare sempre su tutti i palloni, perché, come ho detto prima, con tutte le squadre dovremmo giocarcela alla fine. Bisogna essere sempre al 100%, sempre. Se si è al 99% contro chiunque, il rischio, non dico di perdere, però insomma di esprimersi in onda lupe, è concreto. Le difficoltà però, secondo te, tecniche, tattiche, nell'affrontare Milano, quale potrebbero essere? Si parla sempre del servizio che è diventato il fondamentale, più incisivo, più importante in Superlega, però intanto la Lube è migliorata molto anche in questo fondamentale, ma credo che attraverso il servizio si faciliti sì la propria azione d'attacco, ma quando non si serve bisogna essere in grado, insomma, di conquistare quanto prima il punto e metterlo il pallone sul campo avversario. Esatto, cioè noi comunque come squadra il servizio non ci manca, ma anche a loro hanno degli ottimi battitori e degli ottimi attaccanti, e oltre al servizio che dovremmo usare come arma principale noi, dovremmo usare soprattutto anche la difesa, che è una fase molto importante per noi per dare continuità e per dare ritmo alla gara, perché è quello che fondamentalmente che dà il ritmo alla gara e che ci si dà porta a casa. L'intensità necessaria, esatto, per far emergere la migliore qualità e per portarci a casa il punto. Bisogna portare a casa naturalmente la vittoria, perché è inevitabile quando si chiama una squadra Cucina e Lube, deve vincere contro chiunque, vincere naturalmente attraverso i tre punti e spesso anche attraverso la prestazione, cosa che abbiamo detto c'è e c'è stata e ci sarà ancora in questa crescita che la Lube sta avendo in questo inizio della stagione 2020-2021. Se non fossi in campo, c'è una partita che andresti a seguire in questa settima giornata? Abbiamo detto, non so, Tono Callipo che ospita Piacenza, anche Monza-Trentino può essere una gara di grande interesse, perché sono due squadre di qualità, più Trento rispetto a Monza, ma Monza forse sta un po' deludendo dopo le prime due partite dove era partita molto bene. Esatto, io andrei proprio a vedere Monza-Trentino, perché comunque Monza viene da un periodo, diciamo, sì, non un po' di bellissimo, ecco, con qualche difficoltà. C'è stato, da quello che ho sentito, anche il cambio di allenatore pochi giorni fa, e quindi secondo me sarà una partita interessante, perché sicuramente Monza vorrà riscattarsi e vorrà rialzarsi da questo brutto periodo, ecco. Analizziamo ancora la partita della Cucina Lube Civitanova in casa contro Milano, lo facciamo attraverso l'intervista realizzata da Michele Campagnoli al capitano Osmani Quantorena. Osmani Quantorena, avete beneficiato di due giorni di riposo dopo cinque turni concentrati in due settimane, ci voleva? Sì, sicuramente sì, dopo insomma un periodo un pochettino intenso, no? Con tante trasferte, e credo che era giusto e doveroso, dopo tutto quello che abbiamo fatto, di prendere insomma due giorni, visto che dopo non c'era più il tempo, e quindi il coach l'ha fatto, siamo stati bravi e oggi ricominciamo perché abbiamo una partita molto importante, insomma, domenica contro Milano. E siete migliorati di partita in partita? Ma sicuramente, questa è una squadra nuova e purtroppo in allenamento si fa una cosa, ma devi crescere in partita, quindi è il modo giusto per crescere, giocare e ogni partita incrementare qualcosina, giocare meglio, e sicuramente ancora c'è tanto margine di miglioramento, e credo che comunque questa Lube a dicembre-gennaio sarà al top. Domenica arriva a Milano, terza in classifica, è una formazione ambiziosa.
Ma sicuramente, qua lo sappiamo, è il campionato più bello del mondo, non soltanto a Milano. Altre squadre stanno su in classifica, stanno facendo molto bene, è un campionato molto equilibrato, molto complicato. Sarà una partita difficile, difficile, però noi abbiamo insomma le nostre armi, sicuramente dobbiamo pensare al nostro gioco, migliorare di partita in partita, e sarà una battaglia come sempre, per cui dobbiamo uscire concentrati e con la mentalità giusta per portare a casa insomma questa vittoria. Padova ha sofferto molto il vostro servizio, quale sarà la chiave del match con Milano? Ma anche quello, quando noi riusciamo a battere bene, credo che è complicato giocare con noi, però non dipende anche da quello, perché quando non battiamo bene, quindi dobbiamo fare altre cose per riuscire insomma a che il gioco sia molto equilibrato e poter giocare bene. Sicuramente punteremo sul servizio perché è un nostro punto di forza, non nascondiamo, lo sappiamo molto bene, però non soltanto quello, quindi bisogna fare bene anche il cambio palla, altre cose, difendere, è tutto di conseguenza, dai, alla fine credo che sarà una bella gara. Campioni del mondo, d'Europa, d'Italia, e ve la giocate alla pari con Perugia. Qual è il segreto per mantenere sempre alti gli stimoli? Vabbè, questo è il passato, quindi non pensiamo più a quello. Pensiamo al presente e al futuro, per cui quest'anno loro sono primi in classifica, sarà una battaglia fino alla fine. Sappiamo il valore insomma di questa squadra qua, che ha cambiato, però comunque ha dimostrato in Supercoppa che è una grande squadra, per cui adesso pensiamo a Milano. Sicuramente avremo il tempo di pensare a Perugia, ancora è lunga e non siamo neanche alla fine del girone d'andata, per cui vedremo. E questo era il capitano della Cucine Lube Civitanova, Osmani Wantorena, a presentare questo match contro Milano. Fabio, allora, intanto ricordiamo, ci sono 200 biglietti disponibili per seguire questa partita casalinga, come già accaduto domenica scorsa contro Padova. Informatevi attraverso il sito ufficiale della Cucine Lube Civitanova, lì ci sono tutte le informazioni, anche come prenotare il biglietto, dove acquistarlo, quelli che sono i prezzi, la disponibilità, quindi affrettatevi perché purtroppo insomma, la capienza è limitata soltanto a 200 tagliandi, 200 biglietti, ma bisogna fare in fretta con l'augurio che insomma il palazzetto possa prima o poi ospitare anche più persone, intanto perché questa pandemia del Covid in qualche maniera si sta risolvendo, e a prescindere da questo perché il pubblico poi è una componente fondamentale nella pallavolo. Giro la domanda e l'argomento a Fabio, insomma giocare a porte chiuse insomma si perde di un 50-60% quello che è il valore assoluto della disciplina, non soltanto nella pallavolo. Sì, diciamo che non è proprio bellissimo giocare a porte chiuse, perché il pubblico è una parte fondamentale della partita, che ti, diciamo, dove ti appoggi molto, anche soprattutto nei momenti difficili della gara, dove magari sei in difficoltà, il pubblico ti può dare una grande mano e ti sostiene, è questo che magari in questo periodo ci manca. E quelle 200 persone che sembrano nulla rispetto ai palazzetti pieni che abbiamo visto nelle precedenti stagioni, comunque è stato già un primo passo, no? Vi è servito, vi ha aiutato, avete ritrovato un po', non dico la normalità, ma vi ci state avvicinando. Sì, esatto, magari avendo 200 persone è già qualcosa che magari piuttosto che niente, certo. Esatto, che magari ti sostengono e magari ti incitano a dare il meglio di te, magari nei momenti difficili come ho detto prima, e di venire fuori più forti di prima, è già qualcosa, e speriamo che magari si riesca ad aumentare questo numero e speriamo che questa situazione migliori. Assolutamente sì, poi veramente chiudiamo, però tu sei al secondo anno a Civitanova, come ti trovi comunque nelle Marche a Civitanova, tu che sei giovanissimo, città che offre molto, città di mare e Marche in generale come regione che ospita insomma questa massima espressione della pallavolo maschile? Ma io fin dall'inizio, come ho detto, mi trovo veramente bene qui, è una regione ma anche una città, Civitanova, che è molto accogliente e comunque c'è molta vita e molto calore, e quindi mi sto trovando veramente bene qui a Civitanova. Insomma, avrai un percorso molto lungo da percorrere in questa cittadina e naturalmente nelle Marche. Siamo in chiusura, grazie a Fabio Barazzo. Grazie a voi per essere stato con noi, grazie a voi per averci seguito. Appuntamento alla prossima settimana, sarà la quinta puntata del magazine settimanale dedicato alla Cucine Lube Civitanova.